Un saluto a tutti gli amici di 360 Web TV. Siamo a Faiano, in una frazione collinare di Pontecagnano, dove tra qualche minuto sarà riaperta al culto la chiesa di San Benedetto, una chiesa che risale al 1900 e che per diversi mesi è restata chiusa per permettere le opere di restauro e di ristrutturazione volute proprio dal parroco di questa chiesa, Don Roberto Faccenda. Tanti, come vedete, i fedeli presenti accorsi per seguire questo momento così importante, questo momento religioso che loro tanto sentono, e presenti sono anche le autorità come il sindaco di Pontecagnano Giuseppe Lanzara e il neo eletto arcivescovo della diocesi di Salerno, Acerno e Campagna, sua eccellenza Monsignor Andrea Bellandi. Siamo qui con il neo eletto arcivescovo della diocesi di Salerno Campagna Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi. Innanzitutto benvenuto al sud e benvenuto qui nella comunità di Faiano. Grazie, grazie davvero di cuore. Sono stato accolto anche qui come nei giorni precedenti con grande calore, con grande gioia, con grande anche curiosità per accogliere questo nuovo vescovo venuto un po' da lontano, però appunto tutto ciò mi riempie di gioia, di gratitudine e anche di voglia di iniziare con voi un bel cammino. Eccellenza, lei ha già rilasciato delle dichiarazioni, ha detto che questo è il momento dell'ascolto. Sì, non può che essere così. Proprio perché non nasco in questa terra, proprio perché è una terra da una grande ricchezza culturale, storica, di chiesa anche, sarebbe ingenuo e anche irrispettoso pensare di arrivare qui e saper già cosa fare, dove puntare, che cosa sottolineare. No, io voglio proprio imparare a conoscere questa realtà e in qualche modo nel tempo anche capire come aiutare a fare un passo in avanti. Eccellenza, io ho parlato con diversi colleghi proprio toscani e adesso vogliamo sfatare un po' il mito, perché loro mi hanno detto che in Toscana in realtà non c'è questa tradizione, questo amore, questo culto di andare in chiesa e di seguire i sacerdoti e i preti. Si dice che a sud invece noi siamo invece più legati a questa tradizione, al culto della nostra religione. Lo sfatiamo questo mito o lei può già dire che in effetti un po' è così? Curzio Malaparte diceva maledetti toscani. Ora non è che uno è maledetto perché non va in chiesa, ma in effetti noi siamo, diciamo, un po' anticlericali, un po' di tradizione che guarda con sospetto un po' anche alla chiesa, anche se poi alla fine l'animo toscano, fiorentino è religioso, però di una religiosità così un po' fai da te, come è un po' il toscano, molto individualista, molto geloso anche delle proprie idee, quindi insomma è una terra un po' diversa da questa. Ci sono dei pregi, però forse qualche pregio in più lo sto toccando con mano qua. Lei ha fatto una bellissima omelia e ha ricordato che in realtà dove c'è santità c'è anche il cambiamento, il miglioramento di un individuo. Sì, questa è un'idea che ho ripreso soprattutto da Benedetto XVI, perché lui sottolineava spesso come la santità genera intorno a sé anche un cambiamento delle condizioni sociali e di un popolo, proprio perché non è qualcosa di disincarnato, di teorico, di spiritualista, ma la santità è un'umanità realizzata, piena, che quindi è anche capace di intervenire sul quotidiano. Ha fatto una citazione di Benedetto XVI, il Papa Emerito. Che cosa si sente di dirci riguardo invece Papa Francesco? Ma io devo tutto a Papa Benedetto per i miei studi, per avere in qualche modo, per essermi formato su quello che è il suo pensiero teologico, che è grandioso. Devo tutto a Papa Francesco perché riconosco che oggi lo Spirito Santo ce lo ha messo come pastore proprio per
farci fare un passo nuovo di apertura, di dialogo, di ringiovanimento anche della Chiesa e quindi come compito che mi sento addosso è proprio quello di mettermi sulle orme, sulla scia per quanto io riesco del Magistero di Papa Francesco. Giovedì 11 luglio 2019 si festeggia San Benedetto patrono qui a Ponte Cana Faiano, in particolare qui a Faiano, la parrocchia appunto che porta il nome del santo benedettino. Siamo con il sindaco Giuseppe Lanzara. Questa sera è stata riaperta eccezionalmente proprio la chiesa di San Benedetto. Sindaco, una serata che rimarrà nella storia per tutti i cittadini di Ponte Cagnano Faiano, la presenza dell'arcivescovo, l'apertura di una chiesa che è stata restituita alla comunità, che ha un valore fortissimo per la comunità faianese. Si festeggia il santo che è il simbolo del lavoro quotidiano di questa città di Ponte Cagnano Faiano. È una serata sicuramente all'insegna della gioia, del sorriso. Ringrazio davvero di cuore Don Roberto Faccenda che riesce ad aggregare in maniera così forte e sentita tutta la comunità.